La violenza. Che cos'è la violenza? Ne sentiamo parlare tutti i giorni e non solo per le note vicende, ma in generale. La violenza, ci ho pensato molto e mi dispiace anche un po' dirlo, ma rappresenta e cattura in un certo senso l'essenza dello spirito evolutivo dell'umanità. È un motore creativo. Per esempio nella musica e nel cinema. Sentiamo cosa dice Mick Jagger. It seems strange to say, because when if I say the violence of it, which is one part, which if you ask my children, they say they don't like the violence, they don't like the war, and they don't like that. Abbiamo appena visto un bel esempio di violenza nella musica. Questo era un famoso concerto storico dei Rolling Stones che fecero a Scheveningen, in Olanda, la Kaufhaus, dove avete visto gli scontri, i tumulti tra polizia e pubblico e il concerto alla fine fu interrotto. I Rolling Stones non riuscirono a suonare. Una cosa veramente incredibile, soprattutto se si pensa ai giorni nostri. Allora i Rolling Stones avevano proprio quasi un potere di rivoluzione sociale trasposto nella musica e vedendo questi documenti ce ne rendiamo conto, veramente straordinario. It was horrible. Of course it was horrible. Violence is a very horrible thing. Quale film migliore di Arancia Meccanica per rappresentare la violenza nel cinema? Questo è il vero e proprio archetipo della violenza trasposta nel cinema. Alex, un personaggio estremamente violento che la società si propone a rieducare con la terapia Lodovico, la cura Lodovico. Cosa fanno con questa cura Lodovico? Gli iniettano frammenti di violenza in modo che lui la rigetti e ne venga schifato. Però questo metodo è esso stesso una violenza. Quindi, cosa è meglio?
È meglio la violenza di Alex o quella perpetrata dalla società ai suoi danni? Il film nel finale non lo chiarisce e per questo rimane un grandissimo film. Arancia Meccanica.